Buongiorno, ho il piacere di presentare i contributi per commemorare il 200° anniversario dall'inizio della guerra di indipendenza greca del 1821, iniziata appunto il 25 marzo del 1821. I contributi sono a cura del reverendo padre Ambrogio Epigneu, io monaco del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli a Milano, la contessa Lali Panciulinze, che è vice segretaria dell'Unione della Nobiltà Bizantina, fondata ad Atene nel 1912 e riconosciuta come fondazione culturale internazionale in Grecia, Cipro, Malta e Serbia, e anche rappresentante per Italia, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Mom, della Casa Reale Bagrationi di Georgia e coordinatrice dei volontari nazionali della Santa Croce. L'altro contributo è del nobile Paolo Nodei Zorini, che è coordinatore piemontese dei volontari nazionali della Santa Croce, insegnante e ufficiale in congedo. La professoressa Lorena Quarta, professoressa in materie letterarie, il barone Francesco Sobrero, ufficiale in congedo, professore di matematica con l'hobby della storia e profondamente innamorato della Grecia, in cui torna ogni anno, proviene da una famiglia di militari, affezionato alle tradizioni di famiglia, ha 58 anni ed è sposato con due figli. Data la situazione del Covid, questi contributi avvengono in una situazione privata, senza pubblico, e verranno diffusi mediante le riprese video, che sono a cura di Luca Bernelli, appassionato di montaggio video e fotografia, fondatore dell'azienda Dragonfly di Cuneo, Luca Ferrero, titolare dell'azienda Luca Ferrero Droni, Fabio Petrarca, istruttore per l'azienda Alfa Lima 10. Il video sarà accompagnato in modo quasi continuativo da musiche, da una colonna sonora e di sottofondo, che sono state composte sul tema e con variazioni sul tema dell'inno nazionale greco, ed eseguite dalla professoressa Valentina Meinero e dalla professoressa di piano Silvia Cina. Il contesto in cui avrà luogo questo incontro è il castello Galli della Loggia, che è un castello privato a 10 km da Torino, di origine medievale, che fu trasformato a fine Settecento, tra la fine del Settecento e inizio dell'Ottocento, da fortezza medievale a villa signorile, per cui tutti gli interni, le sale, vennero adeguate alla nuova moda neoclassica e romantica e sono quindi caratterizzate da numerosi affreschi e decorazioni che si ispirano alla Grecia classica. E quindi tutti gli interventi saranno accompagnati da una presentazione anche di queste immagini. Grazie. Buonasera a tutti. Chiere o chiere eleftheria. Così l'inno nazionale greco apre alla sinfonia di liberazione della terra di Grecia. Un saluto alla libertà, un saluto alla libertà ritrovata dopo un'occupazione turca di 400 anni. Un'occupazione turca che non è stata soltanto politica, non è stata soltanto una occupazione del potere, ma è stata soprattutto una predominanza sulla fede e sull'identità di un popolo. La liberazione è iniziata proprio partendo dal popolo che chiedeva una libertà di espressione dei propri pensieri
e della propria fede. Noi sacerdoti, ieromonaci, monaci, portiamo questo segno di oppressione, ed è questo cappello che indossiamo, che ci ricorda l'oppressione turca di questi 400 anni. Ci ricorda non tanto che l'uomo è sottomesso a Dio, questo è l'ideologia islamica. Ci ricorda però che l'uomo può sottomettere l'uomo, che l'uomo può opprimere l'uomo. E allora la libertà riacquistata dal popolo greco è il segno di libertà della fede, è un segno di libertà per tutta l'umanità, per ogni uomo. E allora il ringraziamento agli ospiti di questa conferenza, di questa manifestazione, un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto fermamente la manifestazione che stiamo vivendo, un ringraziamento anche alla contessa Lali Panciulidze che qui con me testimonia questa fede ortodossa, lei georgiana che ha visto l'occupazione turca e la guerra contro i turchi, un ringraziamento a tutto il popolo ellenico perché ancora oggi ci testimonia la libertà e la bellezza della nostra fede. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, vi porto i saluti ufficiali dell'Unione della Nobiltà Bizantina, fondata ad Atene nel 1912, in occasione dall'inizio dell'ultima guerra dell'Alleanza Ortodossa Serbo-Greca di liberazione dell'Impero Ottomano. La mia famiglia è georgiana ortodossa, ma di origine bizantina, della regione di Tauklargeti, prima principato curopalato sovrano dei Bagrationi, poi re di Georgia. E noi georgiani, come fiero popolo greco, ben sappiamo cosa vuol dire combattere i turchi musulmani. Voglio ringraziare tutti, in particolare la baronessa Nicoletta Duver e il comandante Zorini, anche per loro attività sociale come volontari nazionali della Santa Croce. Grazie mille. Agonas, questo è il termine con il quale la Grecia si indica oggi la guerra di indipendenza. E sempre bene quando si parla di eventi storici andare a considerare un pochino l'etimologia delle parole, perché questo spiega molto anche correlandosi con la sensibilità comune dei tempi moderni, come sono state recepite dalla popolazione dell'epoca i fatti e gli eventi che sono stati, che si sono svolti durante durante un periodo piuttosto lungo, perché noi dobbiamo considerare che tutto ciò che riguarda l'indipendentismo greco nasce dal 1453, ovvero dalla caduta di Costantinopoli. C'è un filo che collega la Grecia dai tempi della guerra di indipendenza fino quasi ad oggi, perché con questo termine Agonas si indica una competizione, un po' come competizione è ciò che scaturisce dallo spirito olimpico del barone de Coubertin. Una battaglia, una guerra a una competizione sportiva, però vedremo che c'è un filo rouge che lega piuttosto bene tutti gli eventi. Va detto che l'indipendenza greca chiaramente è stata conquistata dalla dominazione turca ottomana. Se guardiamo la parola ottomana, meglio il termine ottomano con il quale invece viene indicata la guerra di indipendenza greca, abbiamo una isiani. Tradurrebbe come rivolta. Abbiamo quindi da una parte, dalla parte greca, il termine appunto Agonas competizione e dalla parte turca il termine rivolta. Le vicende della Grecia sono state seguite un po' come le competizioni olimpiche da tutto il mondo, perché soprattutto in Europa, ma vedremo poi non soltanto nel vecchio continente, i sentimenti filo-ellenistici erano parecchio radicato.
c'è sicuramente un riconoscimento universale dalla storia della cultura greca come embrione della civiltà moderna, dell'arte e della cultura moderna. Quindi era piuttosto evidente che nella vecchia Roma, nel vecchio continente, anche quello nuovo, i sentimenti filoellenistici potessero essere in qualche modo un motore che ha legato un intervento esterno a questa rivolta, allo svolgimento attuale dei fatti. Adesso lascio la parola alla professoressa Quarta, che indicherà con maggior precisione quella che è l'etimologia di questi temi. Sappiamo bene che la Grecia è riconosciuta da tutti come culla della cultura, come culla della civiltà, come quel luogo in cui sono nate appunto le arti e la civiltà occidentale moderna. È importante sottolineare questo, è importante sottolinearlo perché questa dominazione turca fu particolarmente dura. Infatti, in questo periodo di dominazione turca, in quelle zone della Grecia dove da anni erano presenti i turchi, vennero proibite quelle che erano la lingua e la letteratura elleniche. E questi turchi cercarono anche in un certo senso di liberarsi di ogni riferimento bizantino, di disperdere il popolo greco, favorendo l'immigrazione di popoli turchi e musulmani in Tracia. E nonostante ciò, però, la lingua e la cultura greca riuscirono a sopravvivere anche grazie all'opera del clero ortodosso, che continuò a insegnarle e a tramandare così la tradizione greca in alcune scuole nascoste, segrete, potremmo dire. Questa politica di oppressione, questa damnazione non memoria che i turchi hanno provato a fare nei confronti della cultura greca, ha portato però non poco scontento all'interno della Grecia, proprio perché non sempre una popolazione si lascia sottomettere. Non è facile per una popolazione farsi sottomettere da leggi e da governi che non siano legati alla propria storia, alla propria tradizione. È interessante a questo punto fare un excursus linguistico, affrontare alcuni di quei termini che hanno caratterizzato questa rivolta. Potremmo fare riferimento principalmente al termine kleftes. Chi erano i kleftes? I kleftes un tempo erano i ladri, erano i banditi, erano definiti kleftes appunto i ladri o i banditi. Erano considerati perché? Così perché erano appunto degli irregolari che non avevano una persona al comando, non avevano un emblema distinguibile a distanza, non portavano sempre le armi in maniera legittima e altrettanto illegittimamente agivano nei confronti delle leggi e delle consuetudini di guerra. Nel corso dei secoli il significato di questa parola è cambiato, si è evoluto ed è diventato più simile alla parola patriota o partigiano, così come potremmo intenderla in epoca contemporanea moderna. E non nascondiamo che forse tra questi kleftes ci fossero alcuni briganti, ma tutto questo poteva essere giustificato appunto da questo senso di oppressione che provavano, o ancora dalla necessità trovare appunto approvvigionamenti vari. La risposta dei turchi non si fece attendere, in quanto crearono dei corpi militari composti da rumeni che venivano appunto denominati armatoli, uomini d'arme, e che erano incardinati nelle regioni più imperie dove appunto erano ancora attivi i kleftes, e lì avevano appunto creato dei distretti amministrativi. Abbiamo visto con la professoressa Quarta quello che era il significato del termine kleftes, ovvero dei combattenti irregolari all'interno della Grecia che resistettero praticamente dalla caduta di Costantinopoli, quindi per parecchie centinaia di anni hanno svolto delle azioni che oggi effettivamente, come ha già detto la professoressa, in accordo a quelle che sono le previsioni
regioni della seconda Convenzione di Ginevra appaiono in tutti gli effetti essere quelle di un esercito, mettiamo pure la parola esercito tra virgolette, ma sicuramente irregolare. Va detto che non appartenere a un esercito regolare non implica necessariamente, anche alla luce del diritto di guerra attuale, oggi si chiama diritto internazionale umanitario, ma sempre riferito alle Convenzioni di Ginevra, abbiamo dei limiti, probabilmente tra i leftes c'erano anche dei delinquenti comuni, in italiano spesso li etichettiamo come ladri di galline, ma svolgevano delle azioni atte all'approvvigionamento delle loro operazioni, quindi in un certo senso queste fattispecie di reato potevano anche essere giustificabili visto il successivo vantaggio militare che avrebbero conseguito, in questo caso il vantaggio militare quello semplicemente di continuare a esistere perché avrebbero continuato a poter nutrirsi. Va detto che i turchi non hanno avuto una bella idea per contrastare i Kleftes, ovvero chiamiamoli pure partigiani greci. L'idea dei turchi è stata quella di creare dei veri e propri distretti quasi di polizia e assegnare l'incarico a delle persone, venivano chiamate armatori, che a nome della sublime porta, quindi a nome del sultano, amministravano in un certo senso la giustizia e erano una specie di forza di polizia composta però da persone che avevano un radicamento piuttosto blando sul territorio, di solito moltissimi armatori erano dei principati danubiani, quindi della zona che attualmente appartiene all'odierna Romania. La storiografia tra l'altro va a fare spesso la parola fermento quando si tratta di ribellioni o di guerre civili o di lotte per l'indipendenza. Effettivamente qui il fermento è stato in un certo qual modo creato proprio, quasi come se si fosse sparso nel lievito da parte dei turchi, andando a mettere delle persone più radicate sul territorio rispetto a quelle che potevano essere quelle nate e cresciute in Turchia, ovvero gli armatoloi, gli armatori anzi, con la tradizione moderna, a controllare delle azioni, delle scorribande a volte dei Kleftes. Questo ha generato ovviamente una notevole, gli storici spesso utilizzano un termine fisico, cioè quello di entropia, una notevole entropia, potremmo tradurre questo come del disordine. Disordine che veniva dalle azioni non regolari dei Kleftes, in qualche modo combattute dagli armatori, ma alla fine tutto questo ha generato un'alleanza più o meno evidente tra armatori, Kleftes e addirittura dei Bug, in un termine slavo oggi si può tradurre tranquillamente come cavaliere, all'epoca identificava i partigiani dei principati danubiani, quindi i combattenti regolari dell'odierna Romania, insomma. Quindi Kleftes, armatoloi e dai Bug si sono in un certo senso coalizzati contro la dominazione ottomana stessa. E va detto anche che dalla caduta di Costantinopoli, quindi negli anni che passarono dal 1400 fino allo scoppio delle prime grandi rivolte che sono scoppiate nel 1700, ci sono stati numerosi tentativi di rivolta a questa turcocrazia, sistema con questo termine, che era molto pesante per le popolazioni greche e non solo, quindi tutte le popolazioni della Meridione. Possiamo ricordare sicuramente una prima rivolta nel 1718. Queste rivolte sono strutturate in realtà negli anni precedenti dalla caduta di Costantinopoli nel 1700, sono successe diverse cose interessanti, ma non strutturate come questa. In Moria nel 1718 c'è stata una prima rivolta e poi una seconda fomentata dai russi. I russi hanno sempre visto con molta simpatia la Grecia, fondamentalmente da parte russa, per la comune religione cristiana ortodossa, tant'è che addirittura nel 1760 il conte Alexei Orlov ha fomentato un'altra rivolta che, va detto, è stata più favorevole per i russi che per i greci. Ha preannunciato in qualche modo la guerra all'indipendenza ed è stata anche riportata in alcune opere letterarie come il romanzo epistolare di Nerone, dove il protagonista appunto va a parlare proprio
con gli uomini del conteo. Nel frattempo siamo passati già al 1814, in questo momento siamo a Odessa, viene fondata Filchiteria. Questa è un'associazione segreta, la traduzione sarebbe associazione di amici o associazione amichevole. È assimilabile a quello che noi in Italia conosciamo come carboneria. È un'organizzazione che è nata proprio con lo scopo di caramizzare in un certo senso questo fermento culturale filoellenico e ambire appunto all'indipendenza. Questa società segreta ha un ruolo estremamente importante nella successiva rivoluzione, nella successiva guerra di indipendenza, perché è interessante notare come questa fondazione avviene anche in un contesto dove la navigazione commerciale in Grecia viveva un periodo di profonda crisi, quindi le tratte economiche erano in qualche modo penalizzate e i primi tre fondatori di Filchiteria sono stati proprio dei commercianti che avevano assolutamente bisogno delle rotte navali aperte, e in quel periodo però nell'Egeo non era così facile navigare, proprio anche perché si trovavano spesso oltre a naffi e quant'altro nei porti anche navi della flotta turco ottomana. C'è stato in Filchiteria qualche tentativo di assegnarne il comando, se così si può dire, di una sua segreta a Ioannis Kapodistrias, che era ministro degli esteri dell'impero russo, ma ha rifiutato il comando di questa associazione. Poi il Kapodistrias lo ritroveremo tra poco, perché è una figura assolutamente fondamentale nella guerra di indipendenza greca. Ma finalmente arriviamo nel 1820, c'è un principe dalmatiano che si chiama Alexandro Sinantris, ha un ruolo importante, accetta di assumere il comando, se preferite la direzione di questa associazione. Ipsilantris era anche un ufficiale dell'esercito russo, ma immediatamente si pone in licenza proprio perché aveva dei piani ben definiti, per iniziare al più presto una rivolta, una guerra civile, una rivoluzione, una guerra per l'indipendenza nella primavera del successivo anno, 1820. Questa velocità iniziale era dovuta al contesto strategico dell'epoca, in quanto la sua prima porta in questo periodo era impegnata su due fronti. Uno in Epiro contro i Pascià Tepelei. Se volete fare un collegamento con le regioni attuali, siamo a nord in Albania. C'erano ovviamente Clefkes, Arpatoloide e Kukor ormai collegati, e oltre a questo l'impero ottomano aveva anche un conflitto aperto in Persia, quindi su un settore diciamo sud-orientale. Le truppe ottomane non erano completamente disponibili a sedare un eventuale ribellione. Ipsilantis si trova già il 25 febbraio del 1821, 1821 è l'anno importante della guerra greca, perché là di tutto comincia, ed effettivamente il 22 febbraio Ipsilantis dei principati dalmatiani attraversano il fiume Drut e iniziano una campagna militare con un appoggio anche di Tudor Vladimirescu, che questo cognome ancora oggi si riscuota molto spesso nell'odierna Romania e nella Moldavia. Tra l'altro il fiume Drut è proprio il confine tra la regione romena della Moldavia e l'attuale stato di Moldavia. Comunque erano dunque piuttosto carenti almeno in numero, quindi Ipsilantis non riesce ad avere ragione dei turchi, ma sicuramente ha innescato la vincita di una rivoluzione. Dobbiamo aspettare poco, dobbiamo aspettare neanche sì, poco più di due mesi, perché il 25 marzo del 1821 si considera tradizionalmente, ma abbiamo verificato anche dal punto di vista storiografico, ci sono conferme, è il giorno nel quale di fatto inizia la guerra civile. La guerra civile, che devo parlare di rivoluzione, anche se poi ha avuto una deviazione verso la guerra civile negli anni successivi, ma 1821 è l'anno in cui comincia sicuramente la rivoluzione e la guerra per l'indipendenza greca. È molto labile il confine tra leggenda degli avvenimenti del 25 marzo 1821, ma come dicevo, esistono delle fonti che ci possono confermare che le
cose sono andate effettivamente così come le stiamo raccontando. Il 25 marzo è la ricorrenza sia per gli ortodossi sia per i cattolici dell'Annunciazione. Infatti qui abbiamo il metropolita ortodosso di Patrasso, di Hermanos, che innalza il vestito con la croce benedicendo i rivoltosi. È probabile che sia stato effettuato o a Patrasso o nel monastero di Agliarata, non sappiamo in quale dei due luoghi ha detto questo fatto, ma questo fatto è accertato da fonti storiche. In questo caso abbiamo un metropolita ortodosso che in qualche modo sembra quasi dare ordine di iniziare la guerra civile, sembra iniziare la guerra per l'indipendenza, la rivoluzione, insomma si può chiamare un po' come si vuole, perché effettivamente è una guerra combattuta all'interno dello stesso Stato che doveva nascere, ma in questo caso alcune fonti venivano un pochino declassate, perché qui bisogna fare un piccolo approfondimento storiografico. Questa vicenda pare che sia raccontata per la prima volta soltanto qualche anno dopo, nel 1824, nel libro di un diplomatico francese che si chiamava François Coquerville, libro che però è piuttosto pieno di contraddizioni e di errori storici, perché, come fatto notare prima, era uno storico, Coquerville era piuttosto anglofobo, succedeva spesso ai francesi del tempo. E raccontato un discorso del metropolita Germanos, ha fatto esprimere al metropolita ovviamente se di tipo anglofobico. È vero anche però che secondo Neumann Coquerville ha estremizzato questo intervento di Germanos all'interno dello scoppio della guerra per l'indipendenza, ma abbiamo una visione più completa oggi, grazie all'archivio ritrovato di Hugues Coquerville, che era il fratello di François, dove invece viene storiograficamente accertato che il racconto di François era accurato. Non si fa riferimento in quel racconto alla presunta agrofobia o francofilia di Germanos, e inoltre in alcuni giornali europei, generalmente francofoni, del giugno e del luglio del 1821, riportano la notizia della dichiarazione di rivoluzione di Germanos. Non si capisce soltanto se a Patrasso o nel monastero di Veila Mountain, che sarebbe l'Agliarata oggi. Quindi questa immagine iconografica ormai che viene spesso ricordata come l'inizio della guerra per l'indipendenza greca del metropolita Germanos che innalza il vestito con la croce è di fatto un fatto storico accertabile. Rimane solo lui sulla località. Comunque non è importante, detto questo, gli ottomani non sono stati certo a guardare e questa dichiarazione di guerra, se la vogliamo chiamare così, è sfociata nel giro di pochissimo in quello che è il massacro di Costantinopoli. Pensate che, soltanto per dare un esempio, i turchi a Costantinopoli hanno rastrellato un po' tutti i cristiani ortodossi, tra i quali il patriarca ecumenico Gregorios, che venne prelevato durante la liturgia, mentre celebrava la messa, e è stato immediatamente impiccato, diciamo, nel 22 aprile del 1821. Oggi Gregorios infatti è anche venerato come santo, quindi come martire, quindi come santo dalla Chiesa ortodossa. È evidente che, come potrebbe accadere anche oggi, anche nel 1800, la reazione internazionale a questi fatti non avrebbe potuto che essere piuttosto veloce e decisa. La Russia intanto rompe le relazioni diplomatiche con l'Impero Ottomano, impone anche un ultimatum al quale a dire vero non c'è stata nessuna risposta, intimando ai turchi di non continuare con esecuzioni sommarie, rastrellamenti e quella che oggi forse chiameremo in un certo senso pulizia etnica. La risposta c'è stata soprattutto dal vecchio continente, dall'Europa. Infatti da lì a poco nel porto di Marsiglia cominciano a imbarcarsi numerosi giovani che vanno a combattere per la causa greca. Adesso non erano solo francesi, venivano dall'Europa, molti venivano dall'Italia, molti dal Piemonte, e tra poco il Barone Sobrero racconterà proprio di alcune di queste persone.
grazie a questi interventi comunque in un anno gli insorti riescono ad acquisire il controllo del Peloponneso e addirittura nel gennaio del 1822, quindi veramente neanche un anno dopo l'inizio della guerra, viene una prima dichiarazione di indipendenza che però è stata riconosciuta non da tutti gli stati. È interessante vedere come è stata riconosciuta da Haiti, anche da Haiti c'erano sicuramente dei sentimenti o delle visioni filoeliche, quando, come avevo detto nell'intervento precedente, la Grecia comunque veniva vista ancora nell'Ottocento, era forse ancora più forte questa visione, come era tutta della civiltà moderna, su questo ci sono veramente pochi dubbi. Il problema è che ci sono stati poi tre tentativi da parte degli ottomani di riprendere il controllo dell'area, però fino al 1824 l'area è rimasta piuttosto forzatamente in mano ai greci. Ma come spesso accade, è nata all'interno della Grecia anche una guerra interna, più che altro per chi dovesse avere il potere. E questa guerra fondamentalmente è stata combattuta, anche se non sui campi di battaglia, tra Theodoros Colocotronis e Georgios Kontouriotis. Solo nel 1824 Kontouriotis è stato saldamente riconosciuto come leader. Appena in tempo però per venire destituito dal contrattacco turco, che con l'aiuto della flotta egiziana guidata dai Ibrahim Pasha riconquista per ovvia terra, quindi con uno sbarco nel 1825 il Peloponneso, ed è arrivata nel 1827 fino all'Acropoli. Seguono tentativi diplomatici da parte di Inghilterra, Francia e Russia, tesi a far riconoscere il nuovo Stato greco anche dall'Impero Ottomano, però non hanno avuto un grosso successo. E tant'è che queste tre potenze creano un'operazione per i tempi avveniristica. Oggi di queste cose se ne occupa l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Hanno inviato una flotta ad interporsi tra la flotta ottomana e l'esercito, comunque le unità militari greche. È un po' come oggi fanno i caschini dell'oro. Questa era l'idea fondamentalmente. È successo però un piccolo incidente. La flotta di Ibrahim Pasha, era un ammiraglio egiziano, era il figlio del Pasha dell'Egitto, tra l'altro, quindi non abbiamo dei grandi dubbi che anche Ibrahim Pasha, come capo della flotta egiziana, fosse una persona relativamente abile per quello che riguarda la navigazione. Sicuramente però la flotta di Ibrahim Pasha era alla fonda nel porto greco di Navarino. Nonostante ciò che avesse affermato quindi il Pinguer, possiamo vedere però nell'archivio di Hughes Pocqueville, che era il fratello di François, come il racconto appunto del fratello stesso fosse piuttosto accurato, perché non fa riferimento in realtà alla presunta anglofobia o alla presunta francofobia di questo periodo, della stessa cosa Germanos. E inoltre possiamo vedere che in alcuni giornali, solitamente francofoni, nel giugno del 1821, pubblicavano una notizia della dichiarazione di questa guerra di indipendenza proprio da parte del metropolita Germanos, o a Patrasso o nel monastero di Vega Mountain, che sarebbe la Via Labra, proprio il 25 marzo. Diciamo che fondamentalmente forse è ancora dubbio il luogo dove è stato innalzato dal metropolita Germanos il destino con la croce, ma senza dubbio è avvenuto il 25 marzo ed è un fatto storicamente accertato. La risposta ottomana non si è fatta attendere, quello che hanno pensato di fare oggi verrebbe chiamato pulizia etnica, ovvero hanno rastrellato Cristian Petrodos per tutta Costantinopoli e addirittura hanno effettuato delle esecuzioni sommarie, tra quella del patriarca ecumenico Grigorios, che viene prelevato durante la liturgia, quindi mentre celebrava la messa, e venne impiccato il 21 aprile del 1821. A questo punto la reazione internazionale c'è stata. La Russia, come relazioni con l'impero ottomano, ha ricordato che la Russia era composta praticamente da cristiani ortodossi, esattamente come la Grecia, e ha imposto un ultimatum per ottomano, nel quale impegnava per lo stesso a non fare più questa tipologia.
tipologia di operazione, astralamento ed esecuzione sommaria, un primato, ovviamente. L'impero ottomano non dà nessuna risposta e i sentimenti filologici del vecchio continente cominciano a creare degli esiti che poi vedremo saranno favorevoli proprio per la causa del movimentismo greco. Infatti, quell'anno, il porto di Marsiglia, la stessa estate del 1821, cominciano a imbarcarsi numerose persone dall'Europa, spesso giovani, e vedremo poi con l'errore sollevo alcuni di questi erano anche piemontesi, che sono andati a combattere in Grecia come volontari. La cosa funziona perché in meno di un anno i greci acquisiscono il controllo del Peloponneso. Nel gennaio del 1822 c'è una prima dichiarazione di indipendenza che è stata riconosciuta per prima da Haiti, dove erano particolarmente forti i sentimenti filoellenici. E nonostante dei tentativi da parte degli ottomani per riprendere il controllo dell'areale che sono avvenuti tra 1822 e 1824, comunque l'area rimane saldamente in mano ai greci. A questo punto però alcuni disinterni trasformano l'insurrezione in una guerra per il potere, quasi in una guerra civile, come dicevamo, tra Teodoros Kolokotronis e Georgios Kontouriotis. Solo nel 1824 Kontouriotis è saldamente riconosciuto, ma ha ben tempo per venire restituito da un contrattacco turco che, con l'aiuto della flotta egiziana capitanata dai Caim Pascià, conquista nel 1825 il Peloponneso e nel 1827 arriva fino all'Acropoli. Questo, come potete vedere, è un intervento di terra. Caim Pascià era il comandante della flotta di spedizione, possiamo chiamarla così, egiziana, era figlio del Pascià egiziano dell'epoca, quindi aveva sicuramente delle nozioni di navigazione, non sappiamo fino a che punto però fossero anche valide le sue nozioni di strategia e tattica militare e di combattimento navale. Ci sono stati a questo punto, dopo 1827, dei successivi tentativi diplomatici di Inghilterra, Francia e Russia. Fondamentalmente sono queste le tre potenze che vanno ad aiutare il suo regno greco. Questi tentativi sono stati quelli di far riconoscere il nuovo Stato greco anche all'impero ottomano, però fallirono tutti miseramente. L'unica opzione è stata quella di un intervento militare congiunto con delle modalità innovative dell'epoca. Infatti l'idea era quella di interporre la flotta britannica, ma anche quella francese e quella russa, vediamo un intervento navale bilaterale, ma come interposizione tra la flotta turca e di benedettisti greci, in modo che appunto gli ottomani venissero dissuasi dal continuare gli attacchi e le rappresaglie appunto la popolazione greca. Con la popolazione greca va detto che oggi è l'ONU con i caschi blu che fa questo tipo di operazioni, quindi se vogliamo abbiamo anche questa volta una premonizione quasi di quelle che sarebbero state appunto intervenite. Detto questo, la flotta di Ibrahim Pascià era ai tempi alla fonda del porto di Navarino, quindi le navi erano ancorate. Le istruzioni degli ammiragliati occidentali non prevedevano nessun attacco, la flotta doveva essere soltanto interposta, la flotta alleata inglese, francese e russa doveva essere soltanto interposta tra quella ottomana e le regioni greche. Ma il 20 ottobre del 1827 non si capisce bene in quali circostanze partono dei colpi di moschetto da una lancia turca verso una lancia inglese. La lancia è una piccola imbarcazione che di solito è destinata al trasporto delle persone o di piccoli approvvigionamenti tra l'unità navale e le armi. Detto questo, quindi sono partiti fondamentalmente quattro colpi di fucile. E il comandante inglese, Sir Cotton, violando quelle che erano le consegne a tutti gli effetti, dà ordine alla flotta di aprire il fuoco. Bene, in 3 ore la flotta ottomana è stata completamente affondata. Ecco perché abbiamo ancora adesso delle nozioni particolari su quanto fosse reale questa potenza navale ottomana, che sicuramente faceva ancora paura, ma non come poteva farlo ai tempi del 1400 durante la presa di Costantinopoli. Abbiamo istruzioni anche poi di altre battaglie, come tutta la battaglia di Lepanto, tra le flotte ottomane e le altre flotte, che effettivamente hanno fatto la storia
della guerra navale, ma in questo caso veramente abbiamo una grossissima superiorità di fuoco da parte della flotta alleata inglese, francese e russa. Si contarono al termine della battaglia di 3 ore 4.000 uomini travolti, feriti, per completare un pochino le dimensioni di quella che è stata questa battaglia. Finalmente l'anno successivo tutte le terre francesi in Corea riescono a respingere gli ottomani e finalmente arriviamo nel 1829 quando con il trattato di Adrianopoli si sancisce l'autonomia della Grecia sotto appunto il protettorato di Francia, Russia e Inghilterra. Nel 1830 con il protocollo di Londra finalmente si sancisce l'indipendenza della Grecia. Questo però ha un piccolo enigma politico, se vogliamo definirlo così, perché dal 1827 i rivoluzionari greci avrebbero cercato di impostare un ordinamento repubblicato sotto proprio la presidenza di Capodistrias. Però Capodistrias ha messo in atto delle misure di ammodernamento che effettivamente erano necessarie, ma furono piuttosto drastiche, tant'è che divennero impopolari. Capodistrias venne addirittura soprannominato prefetto russo, ricordiamoci che era un ufficiale russo fondamentalmente. Capodistrias ha provocato commosse sempre più autocratiche del malcontento all'interno del popolo greco. Detto questo, addirittura si sospettava che ambisse ad occupare il trono ellenico e all'epoca si voleva fare una repubblica, quindi vedete che la confusione non era proprio da sottovalutare. E venne addirittura accusato di aver favorito a questo scopo, cioè quello di tronfarsi sul trono greco, la rinuncia del principe Leopoldo di Sassonia con Gotha alla corona di Grecia. Scoppiarono delle rivolte nell'isola di Idra, nella regione del Mani, e Capodistria a un certo punto fece addirittura arrestare Petros Mavrikakis. A questo punto però effettivamente la situazione virò a totale sfavore di Capodistrias, che venne assassinato dal fratello e dal figlio di Mavrikakis il 9 ottobre 1831. Il trattato di Londra del 1830 prevedeva un ordinamento monarchico. Finalmente si trova il principe Otto von Wittelsbach, 17enne bavarese, che accetta di salire al trono di Grecia, e a questo ha contribuito, va detto, ancora una volta il figlio del ministro di suo padre, che era il principe. La monarchia così costituita resiste in Grecia non senza eventi turbolenti, però fino al 1973 con Re Costantinos. E qui abbiamo un ultimo riferimento, perché Re Costantino di Grecia, quando era principe ereditario, nel 1960 ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma proprio per la specialità della vela. La battaglia di Navarino, anche se abbiamo visto come fosse effettivamente molto sbilanciata, perché la potenza navale inglese, anche francese e russa, era estremamente superiore a quella ottomana, era però l'ultima delle grandi battaglie, probabilmente l'ultima, ma sicuramente una delle ultime grandi battaglie navali combattute esclusivamente da velieri. Ed ecco che abbiamo un po' ricostruito questo fil rouge che in qualche modo lega il sentimento olimpico, il sentimento filoellenico, l'olimpismo di De Coubertin, la battaglia di Navarino e la monarchia del nuovo Stato greco, che comunque è arrivata appunto per parecchi anni. Questo intervento adesso verrà approfondito ulteriormente, come avevo accennato, dal porto di Marsiglia sono numerosi quelli che si sono imbarcati per partire dalle regioni europee e anche dal Piemonte per combattere per la causa dell'indipendentismo greco. Il barone Sobrero adesso tratterà specificatamente proprio di questo capitolo importante della guerra di indipendenza. Abbiamo sentito che i greci erano per quasi 4 secoli sottomessi ai turchi quando nel 1821 scoppia la guerra di indipendenza. In effetti, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, non restava quasi nulla di cristianità non soggetta all'Islam fra, diciamo, Ionio ed Egeo. Nel corso del Cinquecento erano anche venute meno le residue presenze genovesi, veneziane in Levante, quello che all'epoca si chiamava l'arcipelago, Chio, Lemno, Cipro, Rodi, Tumba,
restavano libere dalla mezzaluna soltanto l'isola Ionia e Citera. Poi nel Settecento una parziale conquista veneziana della Orea, che era il nome che si dava all'epoca al Peloponneso, si era unita all'attacco austriaco dei Balcani che aveva portato alla liberazione di Belgrado. In quegli anni c'erano ancora, se vogliamo, dei rapporti fra l'Italia e la Grecia. Basti dire che uno dei principali poeti ben noto a tutti è Ugo Foscolo, veneziano, era in realtà mezzo veneziano e mezzo greco, perché suo padre era un capitano da mare della Marina veneziana, la madre era una donna greca di Zacinto, Zante, e lui stesso era nato a Zante. E devo dire che tuttora gli alunni delle scuole italiane, delle elementari e delle medie, spesso conoscono i versi immortali: né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giallo, per Zacinto mia, che te specchi nelle acque del greco mare, donde vergine nacque venere, e te feconde cor sul primo sorriso. Purtroppo, sul finire del Settecento, la bufera napoleonica spazza via anche la Repubblica di Venezia. Quello che resta delle isole non occupate dai francesi viene occupato completamente dai russi e poi dagli inglesi, i quali sostanzialmente le occupano perché non vogliono che siano occupate dai francesi e nemmeno dai russi. Erano marginali per quanto era l'impero britannico. Nominano anche un governatore che è un personaggio curioso, un po' autocratico, che si è costruito un strano palazzo a Corfù in stile neoclassico, che sembra uscito da certe ambientazioni dei libri di Jane Austen. Nel corso del Settecento effettivamente c'erano stati dei fermenti di ribellione. Uno di quelli forse più cari al popolo greco è stato quello del mitico comandante Daskalianis, che da Monte Spatione, nel sud di Creta, aveva guidato una prima rivolta cretese, poi una rivolta soffocata dai turchi. Daskalianis aveva fondato una cittadina qualche decina di chilometri più a est dei monti Asterusias, Capitania, però sostanzialmente non aveva avuto successo questa rivolta. Certo, nel 15, col congresso di Vienna, vengono restaurati gli stati legittimi, Napoleone viene mandato a Sant'Elena, si diffonde effettivamente nella società europea un sentimento trasversale di simpatia verso la Grecia. Oppressa dai turchi. Certo, sicuramente ha contribuito l'affermarsi del classicismo, questo soprattutto a livello artistico, soprattutto nelle classi elevate, diciamo da un lato di quello che potremmo definire con termini odierni conservatore dello schieramento politico, dall'altra parte fra i liberali, i innovatori, spesso i massoni, c'è stato anche un sentimento di simpatia verso questo popolo che si liberava dal dispotismo, perché comunque il governo turco era un governo dispotico. Ecco quindi che negli anni successivi al 21 vanno a combattere in Grecia molti stranieri, fra cui anche degli italiani. Va detto che queste egherie, cioè queste associazioni di mercanti, per lo più greci, sicuramente a Odessa, esistevano anche, ne esisteva una ed era anche molto attiva a Napoli. Difatti esiste anche un contributo di, diciamo, liberali ex durantiani del sud che vanno a combattere in Grecia. Io però mi voglio occupare di tre figure della storia piemontese che hanno condiviso parte della loro vita con il popolo greco. Allora, senza dubbio il più noto è Annibale Santorre De Rossi di Pomarolo, detto di Santa Rosa. Allora, De Rossi di Pomarolo
a dire che comunque una famiglia che poi ha dato anche un nipote di Santore di Santa Rosa, cioè un figlio e fratello, al Piemonte, che sarà poi ministro con D'Azeglio e Cavour, diciamo una trentina d'anni dopo. Allora, Santore di Santa Rosa era una famiglia di militari, per cui era da giovanissimo, ma veramente da molto giovane, tredicenne, aveva iniziato la carriera militare, mentre il padre era ancora colonnello. Lui da tredicenne partecipò all'ultima battaglia dell'esercito di Vittorio II contro i francesi che dilagavano in Piemonte, a Mondovì, a San Michele di Mondovì, alla bicocca di San Giacomo, nella zona di Lesegno, battaglia dopo la quale di fatto i quali lo convincono
ad andare in Grecia a combattere per la Grecia. Allora, nel novembre del 24 si imbarca, in una delegazione di 15 giorni, arriva in Grecia, si reca subito a Nauplia, che in quell'epoca era la capitale, diciamo, la sede del governo provvisorio della Grecia, e cerca di integrarsi nell'esercito greco. Non è chiaro perché il governo greco non lo abbia subito accolto come capitano, sembra che ci siano state delle pressioni inglesi per non, perché non venisse accolto come ufficiale. Allora lui, comunque volendo combattere, si arruola come soldato semplice e viene mandato nel Peloponneso. In quella estate, sembra che ormai siamo nell'estate del 25, sì, i greci presidiano l'isola di Sfacteria, che chiude a occidente la baia di Ilos, Navarino Ilos, oggi si chiama Ilos, e di fronte alla controffensiva di cui sentivamo prima di Ibrahim Pascià, si teme che gli egiziani sbarchino nell'isola di Sfacteria, una parte degli greci o comunque delle truppe si allontana, lui decide di restare insieme ad altre 150 persone, 150 valorosi, decide di restare a difendere l'isola di Sfacteria, perché capiva che se cadeva Sfacteria poi cadeva anche la fortezza di Navarino. E purtroppo durante l'attacco egiziano, durante lo sbarco degli egiziani, viene ucciso e non è mai nemmeno stato trovato il suo corpo. Per cui Santa Rosa vuole a tutti i costi combattere, perché comunque è un soldato, un ufficiale, per cui accetta di arruolarsi anche come soldato semplice nell'esercito greco. Viene mandato in zona d'operazioni nel Peloponneso, dove appunto abbiamo visto la flotta egiziana e quello che stanno cercando di rioccupare il Peloponneso. E si trova nel presidio dell'isola di Sfacteria, che chiude ad ovest la baia di Pilos, nella zona della fortezza di Navarino. E a un certo punto, facendosi imminente l'attacco egiziano, una parte del presidio abbandona con barche anche di fortuna, con delle lance, caso di dirlo, con delle lance, abbandona l'isola. Lui e altri 150 più tenaci rimangono e vengono purtroppo annientati dall'attacco turco-egiziano, e lo stesso Santa Rosa muore e non viene mai ritrovato il suo corpo. È possibile che sia caduto in mare, il corpo sia stato portato via dalle onde, sono state fatte molte ipotesi, però non si è mai ritrovato. E allora, appena si sparge in Europa la notizia della sua morte, anche per opera del filosofo Cousin, che sparge la notizia in Francia, si decide di molto presto fare un piccolo monumento, diciamo un cibo monumento funerario nell'isola di Sfacteria, e di questo si fa carico a sue spese di Cousin. Poi in un'epoca successiva viene rifatto questo monumento a Sant'Ora di Santa Rosa, un po' più in grande. E purtroppo, diciamo che parlando di monumenti a Sant'Ora di Santa Rosa, il monumento vero con le sue fattezze a figura intera fu edificato nella piazza principale di Savigliano, davanti al loro palazzo di famiglia, e per ricordare anche la sua partecipazione alla guerra di Grecia, ai piedi del monumento ci sono una sciabola e un berretto da Hermes, appunto per ricordare questo fatto. La città di Savigliano è gemellata da molti anni con Pilos, e nell'83, questo mi ricordo personale, ci fu una celebrazione per il bicentenario della nascita di Santa Rosa, e venne il sindaco della delegazione greca, il sindaco di Pilos, e ci fu anche la grandissima presenza del console di Grecia, dell'allora console di Grecia in Italia, che fece un discorso molto
ma ci sono dei versi di una famosa poesia di Carducci che si riferiscono appunto a lui dicendo: quei che asfacteri adorne e in Alessandria primo di alaura il tricolore, Santone di Santa Rosa. Parallela alla vicenda di Santa Rosa, ma parallela proprio anche a livello di anche amicizia personale, è quella del conte Giacinto Ottavio Provana di Collegno. Allora, Provana era un'antichissima famiglia piemontese di origine veramente o franco o longobarda, proprio la cosiddetta nobiltà originaria. Di un ramo della famiglia Provana aveva fatto parte Andrea Provana di Leni, che era l'ammiraglio che comandava le galee del Duca di Savoia, perché c'erano anche tre galee del Duca di Savoia alla battaglia di Lepanto, Naupactos, nel 1571. Venendo a Giacinto Provana di Collegno, era il più giovane era del 1794. Era nato proprio negli ultimissimi anni dell'ancien regime, del regno di Vittorio Medio II. Quando i francesi arrivano a Torino, sostanzialmente nel 98, quando Savoia parte per l'esilio di Cagliari, viene mandato, come i figli di molte altre famiglie piemontesi, a Siena, al collegio Tolomei, gestito dai padri Scolopi. Questo veniva fatto perché imparassero l'italiano essenzialmente, e anche per togliermi da Torino, dove insomma c'era un ambiente un po' troppo rivoluzionario giacobino in quegli anni, fino a quando non si è affermato l'impero napoleonico. Perché ho fatto questo accenno sul parlare italiano? Perché in Piemonte, fino all'unità d'Italia, si parlava in piemontese, si scriveva in francese, salvo la casi in cui lo scrivente era di origine degli altri stati italiani. E quindi l'italiano veniva imparato, si doveva imparare perché era la lingua ufficiale dello Stato, le leggi, i decreti, i regolamenti, i proclami erano tutti in italiano, però bisognava impararlo. Allora chi poteva mandava i figli a studiare in Toscana. Nel 6 però, nel 1806, un decreto imperiale minaccia di confisca dei beni a tutti quelli che erano fuori dall'impero, per cui ritorna a Torino. Anche qui le tradizioni militari di famiglia lo spingono a entrare all'Accademia Imperiale di San Siro. Farà in tempo a uscirne, giovane sottotenente, per partecipare alla campagna di Russia, dove viene catturato dai russi, poi sfugge, riesce a ritornare. Partecipa poi l'anno successivo alla campagna cosiddetta della Sesta Coalizione, che si conclude alla battaglia di Lipsia, che certo Lipsia viene considerata una sconfitta per Napoleone, però il Provana dà tali prove di valore e di capacità che viene promosso sul campo capitano e gli viene data la legione d'onore. Anche il Collegno, con la caduta di una parte, torna in Piemonte, viene integrato nell'esercito piemontese, gli tolgo un grado, poi l'anno dopo glielo ridanno, partecipa anche lui alla battaglia di Grenoble e addirittura entra nell'ambito di corte e viene nominato scudiero di Carlo Alberto, che era, allora era principe ereditario, perché né Vittorio Emanuele I né Carlo Felice avevano figli, e quindi si sapeva che Carlo Alberto sarebbe stato principe ereditario. Anche lui fa i congiurati del 21, anzi fa proprio uno di quelli che agirono su Carlo Alberto per cercare di avere un beneplacito a questa a questa insurrezione, a questo colpo di stato militare che avrebbe dovuto portare al regime monarchico costituzionale. Soffocati i voti del 21, anche lui condannato a morte, viene fatto espatriare. A quel punto a Londra frequenta già il Santa Rosa e partono insieme, parte con il Santa Rosa per la Grecia, arriva in Grecia, e lui però viene, a quel punto è diventato maggiore ed era maggiore di artiglieria, e il governo greco lo integra subito nei suoi ranghi e lo manda a comandare la fortezza di Navarino, quindi erano a pochi chilometri di distanza dal Santa Rosa.
lì c'è una pagina un po' spiacevole, perché viene un po', diciamo, accusato ingiustamente dal governo greco di non aver resistito fino allo stremo, per cui, diciamo, si lascia un po' male. La Grecia ritorna in Europa, nel senso che poi non ritorna subito nel Regno di Sardegna, ritorna in Francia, dove racconta, lui che racconta quello che è successo al povero Santa Rosa, praticamente dice quello che era successo a Santa Rosa. E poi dopo la svolta liberale di Carlo Alberto, in parte riprende il servizio, ma non nell'esercito, diciamo, sviluppa poi una passione per la geologia. Per gli ultimi 10 anni della sua vita si dà alla geologia. Per finire, vorrei parlare di un'altra figura che, come vicenda, ad origine può essere simile a quella delle due persone di cui abbiamo trattato, ma con un finale del tutto diverso. Sto parlando del conte Alevino Palma di Cesnola. Allora, Alevino Palma di Cesnola era di una famiglia piuttosto benestante del Canavese, originaria di Rivarolo Canavese. Di nobiltà recente, erano stati fatti prima signori, poi i conti di Cesnola, comunque nel corso del Settecento. Difatti non era una famiglia di tradizioni militari, era nato nel 1776, per cui era più vecchio degli altri, ed era laureato in legge. Negli anni fra diciamo il 1798 e 802 è piuttosto decisamente giacobino, diciamo, oggi diremmo che sarebbe stato molto di sinistra, diciamo, è molto attivo nell'organizzazione economica, più che altro, del Piemonte, stato vassallo della Francia. Poi intraprende la carriera giuridica e fa per 15 anni magistrato presidente del Tribunale di Ivrea. Quando c'è la restaurazione, si dimette, nonostante sembra che Vittorio Emanuele I cercasse di coinvolgere il più possibile il personale dello Stato, ufficiali, magistrati, eccetera, nella ricostituzione dello Stato. Lui però rifiuta e si mette a fare l'avvocato, cioè si dimette da giudice, si mette a fare l'avvocato, arriva a Roma, finché aderisce alla massoneria e finché nel 21 partecipa, anzi è uno degli artefici della rivolta a Ivrea. Infatti è stata una figura piuttosto in vista nei voti del 21 a Ivrea. Anche lui, quando c'è la repressione, emigra in Francia, poi a Londra. Lui fa una puntata in Spagna, dove c'era il regime dei costituzionali spagnoli che combatteva contro i carlisti. Questo discorso ci porterebbe lontano, non lo facciamo. Rientra a Londra e viene anche in contatto con il comitato dei filelleri di Londra, i quali hanno una grossa fiducia in lui e cominciano ad affidargli il suo primo incarico nel suo primo viaggio in Grecia, di poter una tranche di aiuti, perché queste associazioni, che erano associazioni private, magari anche capeggiate dai deputati, per lo più Tories ma anche Whigs, cioè conservatori ma anche liberali, raccoglievano dei fondi. Oggi le potremmo chiamare delle ONG, e questa tranche era di 50.000 sterline oro, ma 50.000 sterline oro era una cifra che oggi potremmo valutare in 10 milioni di euro. Ed era solo una delle tranche che arrivavano dall'Inghilterra ai greci. Lui parte e arriva nel. È resta in Grecia dal settembre del 24 al maggio del 25. E lì scatta qualcosa dentro di lui, ma qualcosa di diverso da quello che scattava nella mente degli altri, insomma, di combattere. Cioè. Lui, per certi versi, con la sua formazione da magistrato, vede nella Grecia l'occasione di creare uno stato
generale moderno, senza, per certi versi, senza un passato politico, ma solo con un passato culturale. In quella sua prima permanenza scrive un curioso testo, penso che lo scrive in inglese, non mi è mai capitato di vederlo in greco, che era il Catechismo politico alla gioventù greca, in cui fa un commento della Costituzione greca del 1823. E in quell'occasione comincia a manifestare la sua, cioè la sua propensione per un governo monarchico costituzionale, comunque con un monarca forte, che lui in quel momento identificherebbe nel principe Mavrocordato. In realtà poi abbiamo visto che sarà poi Ottone di Baviera, il primo re degli Elleni. Torna a Londra e gli scrive un'altra opera in inglese, Prince Vindicated, in two letters by Count Alarino Palma. Praticamente questo testo, mai tradotto in italiano purtroppo, esprime molto molto bene il coinvolgimento intimo, culturale, politico, etico delle classi dirigenti europee nei confronti della Grecia. Quindi il Palma di Cesnola decide di trasferirsi definitivamente in Grecia nel 1829. E vuole proprio integrarsi e prendere parte alla nascita dello Stato greco. Lì naturalmente il suo background di magistrato fa sì che venga nominato presidente del tribunale di Eubulli. Eubulli è il capoluogo della prefettura di Ossio-Reghiu, e Cipri praticamente, e può darsi che abbia scelto questa sede perché era tuttora la sede di una delle pochissime, diocesi greco-cattoliche, c'è un vescovo greco-cattolico da Eubulli, o forse semplicemente da l'isola di Sios, che all'epoca veniva detta Sirina in italiano, gli era particolarmente gradita. Lì lavora la sua attività giuridica, adesso vedremo su che settori, e entra comunque anche a far parte del rinato Areopago. Gli propongono anche la candidatura, la nomina a ministro della giustizia, però rifiuta, sembra che preferisse restare a Eubulli piuttosto che andare ad Atene. E poi, secondo certe fonti che però non ho accertato, sembra che sia stato anche eletto deputato alla Mulè, però non ho trovato conferma di ciò. E c'è da dire su cosa lavorava. Praticamente lui era convinto che bisognava depurare dalla legislazione della società della nuova Grecia tutto quello che era residuo della dominazione turco-ottomana, perché era qualcosa di alto dalla civiltà greca e quindi anche a livello di tradizioni, leggi imposte dai turchi andava eliminato dalla legislazione greca e addirittura forse anche contrastato. È curioso anche il finale della sua vita, perché dopo la svolta liberale di Carlo Alberto nel 1847, anche su istanza della figlia che è rimasta in Piemonte, riceve la grazia sovrana. E allora c'è una lettera che devo dire una lettera bella, nobile, ma non servile, nel senso che era la grazia della grazia. Fa presente che il precedente sovrano Carlo Felice, che l'aveva condannato giustamente, ringraziava di Carlo Alberto per aver fatto questa cosa, però dice: io non torno in Italia, io sto bene qui in Grecia, mi sento greco, passate pure il titolo di conte a mio figlio, perché all'epoca aveva una validità ufficiale il titolo di conte, e quindi rimane lì, e dove poi muore nel 1851 probabilmente di malaria, le dicono del febbre maligne, comunque era probabilmente di malaria. Io volevo in qualche modo concludere questa panoramica su queste tre figure leggendo come le ho trascritte dall'italiano dell'epoca dei pezzi di due lettere che abbiamo nel nostro archivio di famiglia.
Fra la fine dell'agosto e l'inizio di settembre del 22 al cavalier Michelangelo Garmagnano, che era il fratello di un mio bisnonno, il quale era in villeggiatura in montagna, in un paesino di montagna che si chiama Viu. Ed evidentemente, pur essendo in villeggiatura, voleva essere informato di quello che succedeva nel mondo. Ora, mettiamo conto che nel 1822 arrivava un certo giornale in un paesino di montagna, arrivava a malapena la posta del suo culo su per i sentieri. Allora c'era un suo collaboratore, forse era un dipendente del Ministero della Guerra, il quale praticamente gli legge e gli riporta le notizie dei giornali che arrivavano a Torino. Per lo più le notizie, la Gazzetta di Losanna, che sembra più affidabile, e anche la Gazzetta piemontese, per quello che può essere affidabile. Tanto un resoconto in diretta, sono significativi di come le classi acculturate piemontesi seguissero la guerra di Grecia, e sono anche un segno di come a volte la stampa, i giornali, i cronisti riferirono le cose. Allora, al cavalier Michelangelo Garmagnano, Torino 26 agosto 1822. Pare che i turchi vogliano rinunziare a misurarsi con i greci per mare. Nell'ultimo scontro avuto dalla flotta d'Egitto con questi, ella ebbe una rotta completa, per modo che dovette nuovamente ritirarsi nei porti d'Egitto. Questo successe innanzi l'isola di Cambia. Poi prosegue dicendo: i greci si sono impadroniti di Napoli, di Romania, sarebbe Napoli, ove trovarono 400 pezzi di cannone, 30.000 palle di cannone, oltre ad altre munizioni di ogni specie. Questa secondo me era un'esagerazione, perché dubito che i turchi avessero 400 cannoni in tutta la Grecia. Comunque, il governo ottomano ha ricevuto quasi nello stesso tempo quattro terribili nuove, cioè la catastrofe di Scio, la presa fatta dai greci delle fortezze di Nauplia e Atene e la marcia vittoriosa dei persiani sopra Trebisonda. Abbiamo sentito prima che effettivamente in quegli anni i turchi erano anche in guerra con la Persia. Evidentemente l'esercito persiano era arrivato fino a Trebisonda, se la declarazione persa che è sul Mar Nero. La catastrofe di Scio, allora, la catastrofe di Scio qui si intendeva il fatto che gli abitanti di Scio avevano incendiato alcune navi turche nel porto di Chios. Questo ha fatto conto alla Bertucci, che hanno scatenato una tremenda repressione che gli si è ritorta contro, perché fino a quel punto lì non era poi così scontato che l'Inghilterra fosse dalla parte dei greci. L'Inghilterra ancora per il 22 era un po' ambigua, ecco, soprattutto perché temevano una espansione russa in Grecia. Viceversa, queste stragi di Chio, ma si parla di 20.000 persone, metà della popolazione, hanno ucciso tutti gli uomini, gli si è ritorta contro, perché ha veramente scatenato l'opinione pubblica in tutta Europa e ha portato gli stati europei, tutti gli stati europei, dalla parte dei greci. Poi prosegue un'altra cosa significativa: tutti i monasteri greci hanno regalato la loro argenteria al governo greco per batterne moneta. Un solo monastero ne inviò 26 muli carichi. L'incendio della flotta turca di Scio, Chios, ha messo il terrore e la diffidenza nei turchi. Poi, altra cosa che è stata accennata prima, si continuano in Costantinopoli le decapitazioni di greci. Due vescovi furono giustiziati in questi ultimi giorni ed il patriarca stesso sparì senza che si sappia come. E veniamo alla seconda, che è sempre allora, 3 settembre 1822. Allora, qui c'è una grafia stranissima, vuole riferirsi al comandante turco che era Rashid Pasha, è scritto su Rashid, comunque Rashid Pasha, irritato dalle continue perdite che le sue truppe soffrivano nei scontri con i greci, radunò un'armata considerevole di 70.000 uomini, volendo con forza si imponente vendicarsi
ma i greci che li aspettavano appunto in quei distretti, loro piombarono addosso e li tagliarono a pezzi. 11.000 tutti prigionieri, maggior numero di morti, 3 pascià uccisi furono il risultato di tale giornata. Ciuscì il pascià potrebbe salvarsi con 4.000 uomini, unico avanzo di tale macello. Poi continua dicendo, bisogna però dire che il motivo di tale sconfitta si fu che gli albanesi, quali formavano la guardia di Rashid, lo abbandonarono sul più forte della zuffa e voltarono casacca. I greci erano comandati dal bravo Nisseos, dal generale württembergese Norman, che sarebbe stato Karl von Norman Herfers, e da Demetrius Landi. E il suddetto Nisseos gli perdette la vita. Il generale Norman fu portato sugli scudi in trionfo per tutto il campo di battaglia e proclamato salvatore della Grecia. Allora, questa ricostruzione, questa battaglia è chiaramente, diciamo, in parte. Ecco, gli storici sicuramente non interpretano così quello scontro, però volevo appunto dire con che tono la stampa europea trattava questi fatti. Una cosa curiosa sono le ultime righe. Gli americani hanno conchiuso un trattato con i greci per cui questi cederebbero per 20 anni agli americani l'isola di Milo e ne riceverebbero in contraccambio vascelli, armi, munizioni, eccetera. Sarebbe la concessione delle miniere di Milo. Ancora oggi ci sono centinaia di concessioni minerali, decine adesso, di concessioni minerali all'isola di Milo, dallo zolfo alla pozzolana per il cemento, calce, eccetera. Poi, dice, le fortezze di Modrone e Corone si sono arrese ai greci, la sola Patrasso in cui si trova il nuovo capitano pascià esiste ancora ma essere bloccato. Ciliegina finale, il pascià di Salonicco ha fatto decapitare il console di Danimarca e confiscare tutti i suoi beni. Ora è chiaro che con delle notizie che arrivano così dalla Grecia, tutta l'Europa, proprio tutta, era dalla parte dei greci, come dovrebbe essere ancora adesso, anche se magari qualcuno a Berlino l'ha dimenticato. Bene, complimenti, è stato tutto interessantissimo. Provo una sintesi di questi interventi che vedo hanno una nuova coerenza di fondo nella tesi comune che la guerra di indipendenza greca fu ben lontana da essere un'insorgenza locale di uno stato piccolo e marginale, ma fu invece un fenomeno sostenuto internazionalmente anche al di fuori dell'Europa e soprattutto a livello politico e culturale dalla classe dirigente e dagli intellettuali. Qui non ci siamo soffermati molto sugli intellettuali, ma basta ricordare Byron e Hölderlin. Dei principali stati europei per liberare quella che era percepita come la culla della civiltà europea dal dominio dispotico ottomano, islamico, percepito come barbaro, straniero, nemico e anti-europeo. Credo sia dovuto ancora il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo incontro, e cioè grazie al reverendo padre Ambrogio Erbenio, ero monaco, rappresentante del patriarcato ecumenico di Costantinopoli a Milano, la contessa Lali Panciulizze, vice segretaria dell'Unione della Nobiltà Bizantina e rappresentante per l'Italia in Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Smom, della Casa Reale Bagrationi di Georgia, oltre a essere anche coordinatrice dei volontari nazionali della Santa Croce, in nome di Paolo Omodei Zorini, coordinatore piemontese dei volontari nazionali della Santa Croce, la professoressa Lorena Quarta, il barone Francesco Supremo. Ringrazio ancora per le riprese video e montaggio Luca Bernelli della Dragonfly di Cuneo, Luca Ferrari.
Fabio Petrarca, istruttore per l'azienda Alfa Lima Aviation, e grazie per le musiche di sottofondo che accompagnano questo video, composte ed eseguite sul tema dell'inno nazionale greco dalla professoressa di arpa Valentina Meinero e dalla professoressa di pianoforte Silvia Cini.